Con la pubblicazione di un rapporto sull'impatto cumulativo dei trattati di libero scambio già negoziati o in corso di negoziazione, la Commissione europea ha rimesso al centro del dibattito il trade in agricoltura. Negli scambi commerciali sono sempre perdenti e vincitori, per l'Italia uno dei problemi sembra relativo al riso. Ma si deve essere preoccupati dei futuri sviluppi della politica commerciale oppure ci si può guardare con fiducia comunque all'apertura di nuove relazioni? Ma in senso generale quello che abbiamo detto, lo abbiamo detto anche insieme al commissario Hogan e alla commissaria Malmström in questa audizione che abbiamo svolto con le commissioni agricoltura e commercio insieme, è che si sta adeguando la politica commerciale europea ad un nuovo scenario in cui l'agricoltura e l'agroalimentare vivono oggi in una chiave più offensiva nei confronti del resto del mondo piuttosto che la tradizionale posizione difensiva di un'Europa che si chiude a riccio e che vuole conservare e proteggere le sue frontiere. E il motivo è molto semplice: il mondo domanda più cibo, ci sono più opportunità, e proprio lì abbiamo ricordato che l'Europa ha una leadership mondiale sulle esportazioni agricole e alimentari. Questo lo dobbiamo ricordare: di gran lunga il primo esportatore mondiale. Gli Stati Uniti vengono dopo l'Europa di un bel po'. In questo contesto è evidente che ci sono sempre settori all'interno del grande panorama agroalimentare che possono rischiare. Penso alle preoccupazioni sul Mercosur per quanto riguarda la carne, penso, come dicevi, sul riso o su alcuni prodotti sensibili in alcuni paesi. Quando parliamo di Asia, parliamo di Vietnam e di accordo, lì certamente alcune sensibilità ci sono e dobbiamo quindi stare molto attenti. Ma l'elemento di fondo che unisce è che noi dobbiamo avere un atteggiamento offensivo. Perché? Perché il resto del mondo può rappresentare una risposta a quel calo inesorabile, continuo, di consumi alimentari che stiamo registrando nei nostri paesi. Basta pensare all'esempio del vino: oramai esportiamo molto di più di quanto non consumiamo all'interno del paese. Se non avessimo i mercati di esportazione non ci sarebbe questo straordinario vitalità e dinamismo delle nostre aziende vitivinicole, delle nostre cantine sociali. Più di 5 miliardi di euro di export. E dove vanno? 1 miliardo negli Stati Uniti, 4 miliardi gran parte per l'Europa e il giro per il mondo. Dunque, la politica commerciale non deve fare paura, ma ovviamente bisogna vedere con molta attenzione, perché giustamente in ogni trattativa c'è sempre qualche rischio, e questi rischi noi dobbiamo stare attenti a guardarli con attenzione, a sventarli o quantomeno di ridurne il loro impatto negativo.